Entriamo anche noi nel tempo della Quaresima, che è un tempo di conversione, un tempo in cui dedicare maggiore attenzione agli altri, quindi un tempo in cui intensificare le motivazioni e le azioni di carità, un tempo in cui dare spazio alla preghiera in famiglia, alla preghiera sul luogo del lavoro, laddove certamente è consentito, ma la preghiera si può fare anche in maniera riservata e in maniera e nel proprio cuore. Tempo in cui dare spazio alla parola di Dio, all'incontro con gli altri. Ed è per noi anche bello entrare in questo tempo accompagnati per mano da Teresa di Lisieux, questa grande piccola santa che già ci sta accompagnando da un po' di tempo. E Teresa era un'anima, una suora, che non viveva solo di pura contemplazione, ma viveva anche di azioni concrete, di azioni pratiche. E lei, nella sua, nella storia di un'anima, ci racconta di come i momenti di carità, soprattutto quelli vissuti a favore di persone complicate, difficili, diventano per lei momenti di grazia. E Teresa racconta appunto di quando ebbe una ispirazione mentre accompagnava una suora malata che aveva un carattere piuttosto difficile. Ma per lei sono esperienze di carità. Carità vissuta nella quotidianità. Cosa che noi dovremmo fare sempre, ogni giorno, ma che particolarmente in questo tempo di Quaresima siamo chiamati a fare. Ma ascoltiamo il racconto che Teresa fa di questa carità che vive mentre accompagna una consorella dal temperamento complicato e difficile. Una sera d'inverno compivo come al solito il mio piccolo servizio. Faceva freddo ed era buio. A un tratto udii in lontananza il suono armonioso di uno strumento musicale. Allora mi immaginai un salone ben illuminato, tutto splendente di ori, di ragazze elegantemente vestite che si facevano a vicenda complimenti e convenevoli mondani. Pensate, tutto ciò le viene per ispirazione mentre lei assiste questa sorella dal carattere difficile. Poi, continua Teresa di Lisieux, il mio sguardo cadde sulla povera malata che sostenevo. Invece di una melodia udivo ogni tanto i suoi gemiti lamentosi. Invece degli ori vedevo i mattoni del nostro chiostro austero, rischiarato a malapena da una debole luce. Non posso esprimere, continua Santa Teresina, ciò che accadde nella mia anima. Nella mia anima, chiedo scusa. Quello che so è che il Signore la illuminò con i raggi della verità che superano altamente lo splendore tenebroso delle feste della terra, che non potevo credere alla mia felicità. Ah, per godere 1000 anni di feste mondane, non avrei dato i 10 minuti impiegati a compiere il mio umile ufficio di carità. La carità splendeva nel cuore, nelle mani, negli occhi di Teresina molto più che di quelle feste mondane. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!